una proposta di legge di iniziativa popolare per utilizzare al meglio i beni confiscati alla mafia. Una proposta dell'IdV che oggi è nelle piazze italiane per una raccolta firme a sostegno della legge. Le immagini si riferiscono a Potenza. 80 miliardi di beni confiscati alla mafia vanno utilizzati, secondo Italia dei Valori, per il bene comune, snellendo le procedure per il loro riuso, destinandoli a fini sociali, vendendo i beni non utilizzati per investire il ricavato sulla riduzione del debito pubblico, pagare i debiti dello Stato verso gli imprenditori, ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro, intervenire sull'emergenza ambientale con la bonifica dei terreni avvelenati dalle ecomafie e mettendo in sicurezza i territori a rischio idrogeologico.